Questa mattina, 21 gennaio 2023, ho trovato su Twitter questo video. È di Masako Ganaha, una giornalista indipendente giapponese, che scrive: «Ho incontrato Klaus Schwab ed ecco cosa è successo. Teme la nostra resistenza». E poi World Economic Forum Davos 2023. Masako Ganaha si trovava a Davos, ha incontrato per strada Mr. Schwab e gli ha posto una domanda. Guardiamo assieme il video in lingua originale con i miei sottotitoli in italiano. Chairman Schwab, Chairman Schwab, I'm from Japan. May I ask from? You for? I'm from Japan. Yeah. And may I ask you for a comment? No, we're on our way to the next thing. We're a bit late. I can just walk with you and then ask questions. I think we're gonna rush actually. But thank you. Thanks very much. Which media are you with? I am an independent journalist from Japan. Yeah, no, thank you very much. Yes. I have to ask. Thank you. I want to ask just one question. We're in a big rush. We've got so many things tonight. But for us, it's very precious moment. I know. He's got so many people stopping if he were to stop for everything, we win. That's the unfortunate. So I'm very sorry, but thank you. But thank you for trying. Do you know the voice that worries about globalism? Thank you. There are many concerns. You. Nice evening. Thank you. Thank you. Cosa avete notato di particolare? Lasciamo stare il fatto che Klaus Schwab, appena sente che è una giornalista indipendente, trova una scusa e se ne va frettolosamente. Ma qual è la cosa che salta all'occhio? Che è da solo per strada, con la moglie e un uomo della scorta. Io ne vedo uno, saranno massimo due. Ed è avvicinabile da chiunque. Cosa vuol dire questo secondo voi? Loro si sentono tranquillissimi. Perché sanno che la maggioranza della gente o non li segue, e suppongo che molti non sapranno neanche chi sia Klaus Schwab, o non è interessata a tutto ciò e prende sotto gamba, come si suol dire, le decisioni che stanno prendendo, il meeting che si tiene ogni anno. La gente dice sì, ma tanto quello che dice Mimar è solo complottismo, ma sì, ma dai, ma cosa pensate qua? È semplicemente un momento in cui loro si incontrano, fanno festa, si divertono, ma figurati se poi prendono le decisioni di ciò che accadrà. Ma no, ma non sono mica loro a comandare. A comandare sono i politici che noi votiamo. Esattamente, proprio così. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.